Buongiorno amici, sono Fiorella, ovvero Nostra Signora. Oggi vi leggo un messaggio molto interessante del maestro Anan e Kempis. Ascoltiamolo e, come sempre vi ripeto, verificate voi stessi certe spiegazioni, perché ora è possibile. Grazie. Sono Anan e Kempis, adorate creature. Noi, con oggi 21 corrente mese, ovvero entro questa data di agosto, avremo terminato il nostro cammino con lei. Lei, la donna più bella del mio e il vostro mondo. Se pensate a Miss Italia, no, ma ella è veramente di una bellezza interiore e un non che nessuno amerà mai confrontarsi. Sapete cosa ci diceva all'inizio della nostra carriera con lei? Quando noi le dicevamo, sai chi sono? Sono François. E lei, incredula, sistematicamente mi rispondeva, e io sono Sofia Loro. Già, tutto, ma proprio tutto sapeva, ma a sua insaputa. Non c'era dubbio. Lei è la più grande attrice mai esistita, nel senso ha da sempre dovuto recitare il ruolo della disgraziata, se così si può dire. Mentre la sua essenza le diceva, guarda, tu sei Dio, ma lei non voleva sentire parlare di Dio. Estratta com'era nel suo quotidiano, e dico estratta perché lei non sapeva di nulla sapere, ovvero in gergo occultistico il nulla è tutto, tutto, tutto. Sapete perché si dice così? L'aria è Lilli, ovvero intelligenza pura. Ma su questo argomento ci faremo due risate in futuro. Dico così perché ribalteremo ogni concetto frainteso e o sbagliato. Conseguenziale è che lei tutto, tutto sa, ma Dio le aveva chiuso il muro. Non poteva oltrepassare il muro dell'essenza. Proprio perché, ignara del suo tutto, 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 ha potuto svolgere le sue cose nel miglior dei mondi e modi. Sapete perché esiste l'oblio del domani? Nessuno lo deve sapere, tantomeno l'eletto stesso. Così come spiega meglio l'Apocalisse. Apocalisse significa rivelazione e non, come pensate voi, la fine brusca del mio e o vostro mondo. Intanto lei proseguiva nel suo cammino. Ah, vorrei far notare ancora una volta che tutto, tutto, tutto sta scritto. Tutto ciò che voi reputate sbagliato è soltanto un vostro sentire. Di sbagliato non c'è niente. Si dice o no? Dio dal nulla tutto creò. Vogliamo rispiegare una volta per te, Fio, e o tutti voi, che non avete mai, e se dico mai, capito questa frase.
Il nulla così dice: non provateci voi, non ci riuscireste mai, per un semplice motivo. Nessuno, e se dico nessuno, conosce la numerologia così alla perfezione come lei. E nessuno sa piazzare o districare le parole come lei. Accontentatevi per il mio momento di spiegazioni sintetizzate. Ma un giorno la vedrete all'opera e allora vi assicuro darete voi i numeri. Sarete così sbalorditi che vi resterà d'incanto e nient'altro. Il nulla intanto ha 5 lettere, ovvero la madre, perché la madre ha 5 lettere, e tutto ciò che finisce con il numero 5 appartiene alla madre, ovvero scala 1, madre 1, scala 2, madre 2, scala 3, madre 3. Perché dico così? Sono le tre evoluzioni di specie umane. Basta così per oggi. Tornando alla madre di tutte, ma proprio tutte le battaglie, abbiamo la madre di Dio per eccellenza, ovvero nato da Dio, ovvero partorito sì da umana madre, ma ella è radice divina. Percorre secoli, 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 prima di essere tale. Ma stavolta è l'unica volta che si mostra al mio e al vostro mondo. Nella storia di tutta l'umanità non si ha memoria di vedere Dio in persona. Ovvero hanno visto Buddha, Ramadan, ovvero digiuno di giorno. Cosa c'entra con questo richiamo? Nulla? No, no, no. Tutto è in fase di spiegamento. Vi vogliamo tenere ancora un poco sulle spine per dirvi, guardatela, ella, la più potente creatura del mio e un vostro mondo, altro non è che vostro servo. Lo dice, no, il Vangelo? Non chiamate nessuno maestro e o padre. L'unico maestro e o padre è lui, il Salvatore. Perché viene chiamato il Salvatore? Perché ello tutto spiega. E così le creature, anche le più selvagge, si salveranno dal peggio dell'inferno superiore. Mi spiego meglio. Nessuno pensi che viene abbonato ciò che ha fatto. No, questo mai. Ma il futuro non può che essere migliore per tutti, ma proprio tutti voi. Un'altra cosa ci tengo a dire. Vostro servo significa che vi servirà le cose migliori. E sapete perché? Lui, attraverso il suo calvario, diventa madre di se stesso. Ecco che vi viene servito in vasoio d'argento ciò che era, che è o che sarà e o verrà. Santa donna, nel senso, lei ha avuto la pazienza di Giobbe. Sapete chi era Giobbe? Verificate. Ma era una creatura che non si stancava mai, mai, mai. Ora però Dio Padre ha detto stop. Stop alle sofferenze, alle allusioni,
alle sterminate galere che ella era sottoposta anche, ma soprattutto, tutto, tutto, da tutti noi. Noi l'abbiamo sottoposta al Sinedrio di Dio, ma lei ha sempre assaltato il fuoco. Badate bene, ho detto assaltato e non saltato. Per lei Dio ora ha riservato le cose migliori. Anna, ma alleluia sì. Nota bene, fate buon uso dei suoi consigli e nessuno mai si pentirà. Amen. Ecco amici, interessante, vero? Verificate ciò che a voi sembra non conoscere. Il personaggio di Giobbe, l'Apocalisse, e potrete trovare eccellenti riscontri. Grazie, alla prossima!